Buonasera. Eccoci. Finalmente la vita riprende con la musica. Noi abbiamo voluto chiamare questa serata La musica è vita, ripartiamo insieme. È una serata particolare perché la vogliamo dedicare ai nostri sanitari, a coloro che ci hanno salvato la vita in qualche maniera e soprattutto a chi non c'è più, a chi purtroppo ci ha lasciati. Volevo fare un grande applauso per loro. Grazie. È una serata emozionante perché appunto dopo tanto lockdown, appunto 3 mesi di chiusura dei teatri e la volontà da parte degli artisti di continuare a cantare, noi abbiamo una cosa meravigliosa in Italia. Scusate, sono un po' emozionato. Abbiamo una cosa meravigliosa in Italia che è la musica. Non ce la toglie nessuno. Tutto il mondo ci invidia, ci ama per questo. E devo dire che l'ho sentito poi in televisione, e lo ringrazio molto, il nostro governatore Giovanni Toti, che inviterei qui un attimo con noi. Facciamo. Ecco, le passano adesso il microfono. Perché, tra l'altro, le porto i saluti del maestro Riccardo Muti, che purtroppo non può essere questa sera perché c'è il Ravenna Festival che lui ha iniziato domenica scorsa. La saluta tantissimo perché la stima tanto, perché dice un uomo coraggioso, perché lei ha sempre così detto che la cultura è al primo posto in Italia, che deve ripartire e che, non so se sbaglio questa citazione, a costo di disubbidire al decreto ministeriale, io in Liguria faccio partire la cultura. E ringraziamo questo signore che, devo dire, non abbiamo disobbedito, qualche volta abbiamo un po' forzato. Ecco, diciamo che comunque è un grande pregio di essere in pole position, perché la Liguria, devo dire, a parte Ravenna naturalmente, che il nostro maestro Riccardo Muti ha aperto domenica scorsa, ma è un festival, e voi, Teatro Carlo Felice, Genova, Liguria, siete il primo teatro che programma una serata per la musica, per la rinascita della musica. Per cui questo, insomma, vi diamo atto che avete avuto coraggio. E io chiamo anche il nostro sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Claudio Razzi. Prego. Allora, governatore, è un segno di rinascita, tutto il mondo ci invidia questo nostro patrimonio e noi stasera dimostriamo che la nostra cultura, la musica è ancora viva. Beh, tanto buonasera a tutti. Guarda, è semplice stasera. Io credo che nelle orecchie di tutti noi qua, quelle sere peggiori dal 7 di marzo, abbiamo sostanzialmente un unico suono che ci racconta la tragedia che abbiamo vissuto, ed è stato il silenzio delle nostre città, il silenzio della musica, il silenzio spesso anche delle parole degli amici che non incontravamo. E ripartire invece con il suono, io credo che sia lo stacco migliore, l'idea che stiamo ancora attenti, ma insomma la sensazione che il peggio lo abbiamo passato. E l'altra cosa che abbiamo provato tutti, e lo proviamo ancora un po' adesso, è il distacco, la distanza. E invece la musica riempie gli spazi tra le persone, tra le cose, tra i mondi. E quindi l'armonia contro il silenzio e la musica come ponte, e in Liguria di ponti diciamo qualche cosa, ne sapete qualcosa, abbiamo da dire. Credo che sia il modo migliore per partire, bello farlo qua tutti insieme in una piazza della nostra bellissima Sarzana. Grazie sindaco, complimenti a tutti, complimenti al sovrintendente, ma soprattutto grazie a loro, e sono felice soprattutto per loro, perché essere stati fermi per tanti mesi deve essere stata dura a chi fa della propria vita non un mestiere ma una passione. Quindi stasera potete dare il meglio di voi e noi saremo qua di nuovo ad ascoltarvi. Ecco, buona serata a tutti. Da ricordare un attimo, governatore, da ricordare comunque un fatto positivissimo, perché grazie a Primo Canale che sta mandando in diretta questa serata, avremo una diretta indifferita con Sky Classica in tutto il mondo, 38 paesi nel mondo, e soprattutto con la mia rivista, col nostro sito, abbiamo appuntamenti dal Brasile, dall'America, stanno scrivendo, facendo complimenti questa serata, per cui Sarzana,
il Carlo Felice, la musica, la rinascita della musica è mondiale questa sera. Sono contento e farei un applauso a chi ci ascolta da lontano. Evviva, in bocca al lupo a tutti. Benissimo, grazie. Se può consegnare il microfono al nostro... Complimenti, come no? Ecco, caro sovrintendente, devo dire che il nostro Fiore all'Occhiello ha questa magnifica orchestra che questa sera appunto viene a Sarzana a suggellare anche una specie di collaborazione col nostro Festival di Sarzana. Certo, una collaborazione con una grande realtà, il Festival di Sarzana, il grande concorso di canto che qui si svolge. Desidero portare a tutti quanti voi il saluto grande della nostra orchestra, del nostro coro, di tutti i nostri tecnici e degli amministrativi del teatro. E desidero particolarmente, Sabino, dedicare questa incredibile, straordinaria, dolce notte italiana a Sarzana a tutti gli artisti italiani e del mondo che fanno grande questo mestiere della musica e più in generale il mestiere dello spettacolo dal vivo. Sono persone che hanno dei mestieri grandi, che coltivano in un arco di tempo di studi molto importante, esercitandosi per tutta la vita. Sono un valore grande per la nostra società, gli artisti fanno parte dell'architettura del nostro paese. Certo. Loro è dedicata questa serata. Certo, tra l'altro quando un mese scorso abbiamo cominciato la promozione di questa serata, naturalmente sui social, dappertutto, tutto il mondo teatrale mi ha chiamato per dire vogliamo esserci anche noi, soprattutto gli artisti, come dice appunto il sovrintendente, che 3 mesi di fermo per loro è la morte, perché loro, la loro vita è la musica e il teatro. E devo dire che abbiamo fatto fatica a contenere in 1 ora e mezzo questo concerto, perché avevamo 40 cantanti prenotati per cantare per voi e per il mondo intero. Non era possibile. Abbiamo scremato, abbiamo voluto dare un segno anche del nostro Sarzano Opera Festival, che gioco forte è stato rimandato al prossimo anno, invitando qui i nostri vincitori delle passate edizioni, però senza trascurare chi poi è diventato amico di Sarzana, tipo il tenore scaligero Francesco Meli, per esempio, che ha voluto esserci, di cui poi lo ringrazieremo. Per cui la locandina questa sera è bella pregna, come si dice, musica deliziosa. Purtroppo non abbiamo potuto chiamare tutti, perché naturalmente ci impongono per la sicurezza 1 ora e mezzo di trasmissione. Per cui, Claudio, io ti ringrazio molto. Grazie tante a voi per l'invito e grazie anche, occorre dirlo, a quegli amministratori lungimiranti che fanno parte del nostro consiglio di indirizzo, quindi penso al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria, al Comune di Genova e al gruppo IREN, che ci sostengono con grande forza per mandare avanti questa grande realtà che è il Teatro Carlo Felice di Genova. Ma, evviva la musica, evviva Sarzana. Dimmi, sei felice che il Carlo Felice di Genova è in tutto il mondo questa sera? Assolutamente sì, è solo un inizio. Bene, grazie, grazie, sono intendente. Allora, io, perdonatemi, dopo daremo spazio alla musica, io non vi disturberò più con la presentazione, la farò fuori campo, ma vorrei comunque invitare la nostra padrona di casa qui a dirci qualcosa, il sindaco Cristina Ponzanelli. Il microfono. Buonasera Sabino, carissima. Buonasera a tutti. Allora, Sarzana a questo punto è già da 20 anni col nostro concorso. Tu, ti davo del tuo, scusa, no? Giusto? Sì, perfetto. Del tuo, ecco, naturalmente. Ecco, non è una maleducazione, ma io e Cristina ci conosciamo da tempo. Allora, Sarzana col nostro concorso ha fatto sempre il giro del mondo, lo sai, New York, Parigi, Londra, eccetera, eccetera. Però questa sera ci saranno milioni di ascoltatori che ci vedranno e vedranno questa meravigliosa piazza di Sarzana. Sabino, è un momento speciale, straordinario. Io non voglio e non posso nascondere la mia emozione, un'emozione grandissima, perché è una serata magica di per sé. Abbiamo degli artisti straordinari, abbiamo Sarzana in mondovisione con un evento di una levatura eccezionale, ma c'è qualcosa in più, perché come diceva prima il presidente, fino a qualche settimana fa su questa piazza, su questa città, sull'intera Italia regnava il silenzio.
la nostra fortezza firma fede illuminata del tricolore ci ricordava l'orgoglio di essere italiani. Fino a qualche settimana fa era impensabile immaginare una serata come questa nel primo sabato di estate. E invece eccoci qui a ricominciare dalla musica, a ricominciare la vita e a lanciare quindi uno straordinario messaggio di speranza che parte da Sarzana, dalla Liguria, dall'Italia al mondo intero. E io ci tengo tantissimo quindi a ringraziarvi per questo, a ringraziare te, il Sarzana Opera Festival, a ringraziare gli amici del Loggiato, Regione Liguria subito, e il Carlo Felice. Li chiamiamo subito Fiammetta Gemmi e il presidente Maurizio Caporuscio, se possono venire per favore. Sabino, ti chiedo ancora un secondo perché devo assolutamente ringraziare. Loro hanno il microfono dal tecnico disinfettato. Perché devo fare un ringraziamento speciale anche ai miei concittadini, ai cittadini sarzanesi di cui sono orgogliosa. Sono orgogliosa di essere sarzanese per la responsabilità con cui hanno affrontato questo periodo e perché questa sera, eccoli qua, hanno scelto alla paura la speranza e il coraggio. Grazie. Ma io devo dire, Cristina, in 20 anni che faccio questo festival, perché quest'anno era il 21esimo ma purtroppo è stato rimandato, in 20 anni ho scoperto che Sarzana mi segue, ci segue sempre, perché le nostre serate sono sempre state affollatissime e quando sono arrivati qua 20 anni fa ho detto far la lirica, la fiammetta, dice guarda proviamo, è stato un successo incredibile e questa sera voi siete qui numerosissimi e purtroppo molta gente non è potuta entrare per la sicurezza e molta gente sarà appunto a casa sul computer a vedere la diretta televisiva, per cui facciamo un applauso ai nostri ascoltatori ancora una volta, ma un grande applauso a voi stessi, perché naturalmente è diventata, adesso non voglio prendermi dei meriti, ma Sarzana è diventata veramente la città della cultura, la città della musica, anche per la formazione, perché quei ragazzi che voi sentirete tra poco sono ragazzi che sono nati artisticamente a Sarzana e stanno cantando in tutto il mondo. Teatro alla Scala per prima, un baritono che è venuto qui sconosciutissimo fa 3 produzioni all'anno al Teatro alla Scala, per cui insomma allora passiamo magari il microfono a Fiammetta. Grazie ancora, buona serata a tutti. Allora, aspetta, che bisogna disinfettare perché per la sicurezza. Ecco, allora, caro Maurizio, ce l'abbiamo fatta. Eravamo abbastanza, non ci credevamo, ma ci eravamo abbastanza scettici. Io per prima dico: una piazza così bella, ridotta di pubblico, un concerto così straordinario, un'orchestra straordinaria come quella del Carlo Felice. Riusciremo a far tutto ciò? Eccoci qua. È un sogno che si avvera, amici. Non ci speravamo, ma ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti però grazie al contributo determinante che ci ha dato questa meravigliosa orchestra, che ringraziamo la persona del suo sovrintendente, che ha creduto in noi, in qualche modo dà riconoscimento a quello che Sarzana sta facendo da 20 anni. Tutti i giovani in giro per il mondo, quasi tutti diciamo, sono passati per Sarzana. Quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Grazie sovrintendente e grazie presidente Toti, che ha voluto sostenere questa manifestazione, credere in Sarzana. Stasera qui ripartiamo, ha già detto bene il nostro direttore artistico, ripartiamo da qui con coraggio, con fermezza, con forza. Lo facciamo per quelli che sono morti, per quelli che hanno combattuto per noi, perché la musica è vita, come dice il nostro manifesto, la vita di esso, e quindi dobbiamo ripartire. Ripartiamo, ma ripartiamo insieme. Grazie. Fiammetta, direi che questo, a parte questo evento, ma questo concorso, questa manifestazione non ci sarebbe se non ci fosse questa signora che è determinata. Lei è la mente. Devo dire che mi chiama in piena notte: Sabino, facciamo questo, Sabino, facciamo quella. Io che lavoro in tutto il mondo, lavoro alla Scala, ma mai nessuno mi ha chiamato in piena notte. Fiammetta lo fa, ma io naturalmente li voglio molto bene, per cui senza di lei tutto questo forse non ci sarebbe. Non è vero, dico solo che il mio entusiasmo, la mia follia, la mia voglia di fare questa cosa sicuramente ha animato e ha fatto sì che questo mio desiderio si fosse avverato, ma tutto è stato possibile farlo se non avessimo poi costruito nel tempo una squadra. Non si può essere bravi da soli, si è bravi insieme.
si pensa insieme, si vive insieme, si ama insieme. Sarzana ha dato là e devo dire che nel tempo abbiamo tirato su dei giovani che insieme a noi porteranno avanti questa manifestazione. Non è vero che dopo di noi sarà il diluvio, dopo di noi ci sarà ancora una crescita. Io mi sento molto abbracciata da tutti questi ragazzi che insieme a me hanno condiviso questa sfida, questa voglia di fare, questa voglia di aiutare. I risultati ci hanno sicuramente incoraggiati, perché i giovani che ora verranno sono i nostri figli. Ieri sera è stata una serata commovente, io pianto dalla felicità e dalla gioia. I ragazzi sono venuti alloggiati come quando si torna a casa dopo un lungo periodo e loro ci hanno visti con un amore, con una voglia di far tutto, di essere pronti per dare a Sarzana la loro gioia di cantare insieme a loro per riprendere. Quindi per noi questa è una valutazione assoluta, ma tutto questo l'abbiamo fatto con tanto impegno e con tanto volontariato. Grazie ai ragazzi, grazie a tutti, grazie alle istituzioni, certo, grazie agli amici e ai comuni vicini che ci hanno voluto aiutare. Tutto questo l'abbiamo messo insieme con tanta fatica, ma ne siamo orgogliosi. E grazie a voi che ci avete sempre seguito, perché voi avete ospitato questi ragazzi nelle vostre case. E questo è un gesto che loro non hanno mai dimenticato. Sarzana ha tanti figli cantanti nel mondo. E grazie di essere qua con noi. Grazie. Ecco, Fiammetta si sta commuovendo, non devi darlo al tecnico che lo disinfetta. Però una piccola nota di servizio. Il festival è stato rimandato, ma io ho voluto fortemente, anche sulla spinta di quello che il governatore Toti dice in televisione, la cultura è importante, la musica deve andare avanti, ho rimodulato un po' il nostro festival, per cui faremo una Suora Angelica post-Covid, un progetto che io ho presentato a Matera, Città dei Sassi, ieri è andato in scena con un successo incredibile, per cui la voglio portare a Sarzana, sul sagrato di Santa Maria, e poi un recital di un tenore che si entrerà stasera, ma che tornerà a fare un bel recital per noi in agosto. Questo per dire la musica c'è, la musica è viva. Adesso io saluto tutti, grazie Maurizio, e andiamo avanti col concerto. Adesso abbiamo 15 ragazzi artisti, grandi artisti, che si esibiranno per voi, per appunto la rinascita della musica.